dispositivi contraccettivi intrauterini, che quelli che sono comunemente detti le spirali, sono probabilmente uno dei metodi contraccettivi più sicuri, sia per il loro meccanismo d'azione, che è estremamente efficace, sia soprattutto perché non richiedono nessuna attenzione da parte dell'utente. La donna che utilizza il dispositivo contraccettivo intrauterino non deve ricordarsi di prendere la pillola, non deve ricordarsi il partner di utilizzare il profilattico, non ci sono necessità di procurarsi la ricetta ogni tot mesi, non c'è bisogno di andare in farmacia, non c'è bisogno di ricordarsi di portare le pillole in viaggio. Sostanzialmente oggi esistono in Italia due tipi di dispositivi intrauterini. Il primo tipo è quello tradizionale, in cui noi abbiamo un pezzetto di plastica, perché poi fondamentalmente stiamo parlando di un pezzetto di plastica, a forma di T o di Y o di 7, e attorno al bastoncino di questa struttura è avvolto un filo di rame. All'interno dell'utero questo filo di rame libera il rame nella cavità, il rame in associazione all'effetto infiammatorio della spirale sulla cavità uterina crea un ambiente sfavorevole alla risalita degli spermatozoi, quindi gli spermatozoi muoiono all'interno della cavità uterina senza riuscire a raggiungere le tube, quindi senza riuscire a fecondare gli ovociti. L'altro tipo di spirale contiene all'interno sempre della gamba della T o della Y contiene una sostanza che si chiama levonorgestrel, che è un progestinico. Questo progestinico, proprio per la sua azione, ispessisce, rende più appiccicoso il muco cervicale. Quindi gli spermatozoi deposti in vagina non riescono a penetrare all'interno della cavità uterina, restano fuori. Ma qualora qualche spermatozoo riuscisse a penetrare all'interno della cavità uterina, comunque la reazione infiammatoria causata dalla spirale rende difficile e impossibile la risalita. Una preoccupazione che le persone, soprattutto i cattolici, hanno riguardo al meccanismo d'azione è che in qualche modo la spirale possa impedire l'impianto di un embrione fecondato. Noi abbiamo visto come il meccanismo d'azione principale non sia questo, però noi non possiamo escludere in maniera assoluta che uno spermatozoo in qualche modo riesca a risalire, alcuni spermatozoi riescono a risalire e a fecondare un ovocita, e in questo caso l'ovocita fecondato potrebbe non riuscire ad impiantarsi. Questo giustifica in qualche modo il timore dei cattolici più intransigenti, più credenti. Detto questo, è corretto però affermare che il meccanismo contraccettivo della spirale non è un meccanismo abortivo, ma è un meccanismo che si basa sulla impossibilità per gli spermatozoi di giungere a fecondare l'ovocita. Detto questo, quali sono i vantaggi della spirale? Abbiamo detto, per quanto riguarda la spirale medicata con il rame, il vantaggio principale è quello di avere un metodo contraccettivo efficace, economico, che non richiede la somministrazione continua di un farmaco, che non richiede l'assunzione di un farmaco, che non richiede nessuna attenzione da parte dell'utente. Per quanto riguarda invece la spirale medicata con il levonorgestrel, abbiamo un grande beneficio aggiuntivo, che è quello di ridurre, questo tipo di spirale riduce notevolmente la quantità del flusso mestruale. Quindi viene utilizzata anche come una vera e propria terapia nelle pazienti che, per i motivi più vari, hanno mestruazioni molto abbondanti. E spesso capita che pazienti che avrebbero necessitato altrimenti di un'asportazione dell'utero, la cosiddetta esterectomia, grazie all'impiego di questo tipo di spirale, sono riusciti ad arrivare fino all'età della menopausa, quindi senza avere più problemi di mestruazioni abbondanti. Un altro problema che spesso viene associato alla spirale, incorrettamente, è il fatto che la spirale possa favorire la risalita di infezioni dalla vagina alle tube, alla cavità addominale, causando quella che viene chiamata malattia infiammatoria pellica. Questo rischio, che un tempo era attribuito alla spirale, è stato smentito in maniera definitiva dagli studi più recenti. È tuttavia consigliato che le pazienti ad alto rischio di malattia a trasmissione sessuale, prima di inserire la spirale, pratichino una valutazione microbiologica, un tampone vaginale, per escludere la presenza di infezioni. Altri ginecologi consigliano addirittura di somministrare profilatticamente un antibiotico a tutte le donne prima dell'inserimento della spirale.